Nadia Rinaldi contro Monte, dice che a 50 anni devo stare a casa? Offesa grave per tutte le donne. Sembra davvero non esserci pace all'Isola dei Famosi 2018. Liti e divisioni sono all'ordine del giorno sin dallo sbarco a Caios Coquinos e Francesco Monte si conferma tra i protagonisti più discussi dell'edizione. Dopo le accuse della naufraga eliminata Eva Enger, che sostiene di averlo visto fumare marijuana, ora è Nadia Rinaldi a manifestare insofferenza nei confronti del tronista. L'attrice romana, in particolare, è rimasta offesa per la frase di Monte pronunciata nella seconda puntata. Francesco l'ha nominata definendola inadatta ad affrontare il reality, anche per questioni anagrafiche. Nadia contro Monte, lo sfogo dell'attrice. La Rinaldi ha manifestato la sua delusione nei confronti di Francesco in una conversazione con Amaurice Perez, video, in cui non ha risparmiato un duro attacco all'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez. Ha detto che a 50 anni devo stare a casa. Io ho lavorato con Alberto Sordi, Nino Manfredi, che purtroppo questi non sanno manco chi sono e non puoi calpestare il lavoro degli altri. Ma quante donne a 50 anni si riscattano, continuano a lavorare e a darsi da fare con i figli? Cosa devono fare, già appendere le scarpette al chiodo? Io spero che tutti si siano resi conto di questa grave offesa, che abbiano pensato ma guarda, sto cretino. Ha offeso tutte le donne della mia età, che hanno combattuto da sole qualsiasi battaglia. Perez difende la Rinaldi contro Monte. Sai perché mi ha chiamata la prima settimana sull'isola dei Major? Ha continuato a Rinaldi rivolta a Perez, solo perché avevo un ananas. Dopo che l'abbiamo mangiata è finito tutto. Non gli servivo più. Ha bisogno di crescere, non incontrerà solo persone che lo venerano ma anche chi lo prende a calci in CIO. A me è stato insegnato da piccola a rispettare le persone. In confessionale, Perez ha commentato la situazione dando ragione a Nadia, non condivido le motivazioni di Francesco, poteva essere più carino. La Rinaldi è al televoto con Francesca Cipriani e Rosa Perrotta. Francesco Monte accusato da Eva Enger. Intanto, Francesco Monte è sotto indagine da parte di Mediaset dopo le accuse di Eva Enger, che sostiene come il modello abbia fumato marijuana nei giorni precedenti all'inizio dell'isola, nella casa che ha ospitato il gruppo dei naufraghi in Honduras. Lui ha negato tutto, minacciando di querelare la Enger.